Beh, prendo la visiera del cappello, faccio così. Dicono che è il nuovo campione del mondo. Ed è incredibile. Dopo 5 anni, sei tu, Falco, sì, sono io. Uno sfidante. Nessuno ha pensato avesse una sola possibilità di vincere. Nessuno, ma chi? Gente che è nessuno. Bulabli è stato sconfitto. Praticamente uno sconosciuto. E voi? Da chi non ha voluto conoscere? Basta adesso. Figlio, che non è male. Non è male. Oh, che figlio. Non è male. Ferruccio Amendola, Robert De Niro, doppio anche Al Pacino, Scarface. Mi trovate un altro critico di cinema che ha questa velocità di pensiero, è scattante, reattivo, gli altri tutti... Sì, a volte vanno, a volte no, sono intermittenti così. Scusate, devo spegnerli, no? La luce spegne. Basta! Allora, Topi, cosa? È arrivata. Cosa? Una... Scusate. Inconveniente. Voi non avevate calcolato l'uomo inaspettato. Questa non ve l'aspettavate? Ah, ci vuole l'imprevisto. Uno che da nessuno veniva visto. Cos'è sta roba? Uè! Accrediti stampa la biennale. Quest'anno non ci andrò. No, no. Andrò da comune spettatore sfigato. Buongiorno, non aver ricevuto nostre. Perché abbiamo iniziato questa settimana a inviare i formulari. L'accredito è confermato! Riceverai il formulario da compilare. Saluti, buona giornata all'ufficio accrediti stampa. Ora, io non so se in concorso ci sarà un Vingo Stallone, non ha niente. Ecco, quel film con De Niro non è da Festival di Venezia. È through inappropriate behavior. Sulla sindrome di Asperger, ma
Adesso attendo. Sto lavorando con il mio editor. Anche se diciamo, l'introduzione, l'incipit da me recitato. Mi porta avanti. A voi non importa? A me sì. Il commissario fa lo 2. Audiobook. Questo è l'ebook. In formato EPUB che diventa, no? Beh. Non è male. A me piace. Il commissario fa lo 2. Ah, su perché? Tenetelo d'occhio. E questo, mi sa che qua i Pinocchi sono gli altri, eh. Raccontano cazzate. Adesso faccio i seri. Metodo Stanislavski. Avi della vita quando nel marasma entropico della sua complessità ciclopica e frenesia morbosa, ingovernabile e a sua volta caotica, ci ferisce e strazia in modo ferocemente lacrimoso e doloroso. Questa vita ci avvinghia nelle sue profonde e tentacolari viscere antropiche e meandriche, inghiottendoci poi con furore terribile nella sua infermabile spirale maliziosa, torturandoci a fuoco lento e aspirandoci nella sua ludra fornace mostruosa. Io disilluso, affranto, col cuore infranto. Io passeggio con aria stanca in un mondo che si finge felice, ma ottenebrato sin dalle sue origini più primigenie da qualcosa d'ancestrale di più insondabilmente malefici. Ma non confondere con i vostri malefici. Ah, mi tenete d'occhio? Mi date il Pinocchio? Ah. Mi fate il malocchio, oh, brave. Io stesso sono un misero, un mistero vivente. Basta. Ora ho da lavorare a questo libro. Adesso è una cartacea. Quindi, voi che scartate, voi. Non lo sapete, voi. Ecco. Sì, li vedete questi critici? Incontrerò semmai anche Francesco. No. Il falò lo brucerà. Falò, scusi. Questi critici stanchi, annoiati, vecchi, obsoleti, vetusti. Allora, vi parliamo di questo film. Che palle! Qua ci vuole un po' di brio. Un uomo che dia un po' di caldo brivido. Falò, falò, Al, Al. Piaceva molto a Diane Keaton. Al Pacino, usava con lei il Pacino. E qui sono anche un po' alla Woody Allen. Mi ho detto tutto. Ora. Se vogliamo scherzare, ecco, scherzate. Ma io non scherzerei col diavolo. Perché, ricordate, però che caldo, cazzo. Sono un tipo fantoziano. Indosso sempre la maglietta della salute e adesso vi saluto. Alla prossima.